Luigi Mastroianni ha eliminato tutte le sue corteggiatrici e vuole ragazze nuove. Ecco che cosa è successo nell'ultima registrazione. Uomini e donne, Luigi Mastroianni elimina le sue corteggiatrici. Nell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, Luigi ha eliminato le sue corteggiatrici. Secondo il vicolo delle news, che ha riportato diverse anticipazioni del programma, Luigi ha voluto fare un'unica esterna con Sonia, Irene e Giorgia per dire loro che non sta più bene in loro compagnia. Non gli piacciono i loro comportamenti, le loro reazioni e gli sembra di avere a che fare con delle bambine. La discussione è continuata anche in studio. Irene e Sonia hanno abbandonato la trasmissione, mentre Giorgia si è messa a piangere, ma Luigi le ha detto che sembra una sua fan, e lui il suo idolo. Alla fine, anche lei abbandona lo studio. Uomini e donne, Luigi chiede altre ragazze. Luigi ha ammesso, parlando con Maria De Filippi, che forse si è pentito di aver tenuto Sonia, Irene e Giorgia perché in realtà nessuna di loro ha trovato quello che cerca. Per questo motivo pensa a voler conoscere persone nuove. A questo proposito, infatti, Luigi è uscito in esterna con una ragazza nuova, Valentina, con cui ha trascorso ben 7 ore e il tronista aveva anche chiesto di passare la notte con lei, anche se in stanze divise. Questo, tuttavia, gli è stato negato sia dalla redazione che dalla ragazza stessa. Uomini e donne, Luigi lascia il trono senza scegliere. La situazione di Luigi non è semplice e manca davvero poco alla scelta. Infatti Maria De Filippi ha chiesto ai tronisti di scegliere entro febbraio e mancano solamente 3 settimane. Come farà Luigi a fare la sua scelta se ha intenzione di partire da zero conoscendo ragazze nuove? Non rimane che continuare a seguire il Trono Classico di Uomini e Donne.